Fratelli carissimi, oggi è la domenica letare, la domenica della letizia. In modo particolare oggi la liturgia ci dà come un antipasto della Pasqua che celebreremo tra pochissimo. Perché la gioia viene dalla Pasqua. La fonte della nostra gioia è la Pasqua. Che vuol dire la Pasqua? La Pasqua vuol dire l'amore infinito di Dio per tutti noi. Questo vuol dire la Pasqua. Un amore senza limiti, un amore senza condizioni. Una compassione, cioè un patire profondo del Signore verso ciascuno di noi. Esuli, come il popolo di Israele, che come abbiamo ascoltato, moltiplicarono le loro infedeltà imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, contaminando il Tempio che il Signore aveva creato, aveva consacrato a Gerusalemme per se stesso. Questa è la nostra vita, forse, vero? L'esilio è la conseguenza della nostra superbia, del tagliare con Dio, del preferire le opere della carne, preferire le tenebre. Sapete che Adamo, dopo aver peccato, si nasconde perché scopre di essere nudo, si nasconde nelle tenebre, ha paura, prova vergogna, ha scoperto la sua totale debolezza, tagliando con Dio, credendo di poter diventare come Dio, secondo l'insinuazione del serpente, si è trovato nudo, in esilio. La conseguenza del peccato è l'esilio dal paradiso. Per questo noi non siamo soddisfatti. Se viviamo imitando, per esempio, il mondo, imitando il mondo nei criteri, vivendo come il mondo, i soldi, al centro di una famiglia, non ci sono soldi? Sì, però i soldi sono importanti, certamente. Ma il cuore dov'è? Il tuo cuore, il mio cuore dov'è? È nel denaro? Nella salute? Basta che c'è la salute, vero? Cercando di riposare sempre, cercando di trovare tranquillità, pace, no? E per questo facciamo compromessi, per questo viviamo come il mondo, che sogna sempre le vacanze, sogna sempre di fuggire dalla realtà. Sempre. Lo vediamo, le promesse dei politici, le promesse della pubblicità. Quello. E noi che forse pensiamo di essere immuni da tutto questo, ne siamo dentro fino al collo. E perché? Perché quando poi qualcosa viene nella nostra vita che contesta questo, esce fuori il veleno dal nostro cuore. Vero? Esce quello che ha detto il Signore a Nicodemo, vero? Preferisci la tenebra, non sopporti di qualcuno che ti contesta, allora cominci a giudicare, cominci a mormorare, cominci ad avere rancori sordi, ti trovi nella morte. Questa è la morte seconda di cui parlava San Francesco, la morte vera. Da morti che eravamo per i nostri peccati, ha detto San Paolo oggi nella seconda lettura. Il salario del peccato è la morte, proprio il cadavere. E un morto è infelice. Un morto non può amare. La morte contesta Dio dentro di noi, perché il peccato contesta Dio. È il contrario di Dio, è l'opposto di Dio. E questa è la nostra realtà, questa tenebra nella quale non capiamo nulla della nostra vita. Bene, oggi è la giornata della letizia, oggi è la domenica della Pasqua, dove possiamo sperimentare l'antipasto della Pasqua. Bene, dice San Paolo che Dio, ricco di misericordia per il troppo, per l'infinito, l'incalcolabile amore che ha per tutti noi, ci ha strappato da questa morte a causa dei nostri peccati. Oggi, ovviamente è il nostro battesimo, ma oggi in questa liturgia, il Signore nostro Gesù Cristo, con un amore infinito, donato dal Padre a te e a me, oggi,
con questa parola, con questa liturgia, con il sacramento che riceveremo, il suo corpo offerto per te gratuitamente, viene a strapparci da questa morte per risuscitarci con Lui e sederci alla destra del Padre con Lui oggi, in modo che tu ed io oggi possiamo cominciare a sperimentare già la primizia della Pasqua, cioè la primizia della vita eterna, quella per la quale il Signore è stato mandato dal Padre. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto. Mosè ha innalzato il serpente nel deserto perché? Perché stavano morendo tutti, idolatri, come te e come me, adorando tanti dei, mettendo il cuore nella salute, nella carriera, mettendo il cuore nel denaro, mettendo il cuore che mio figlio, che mia figlia, facendo opere nella carne, opere non in Dio, ma in noi stessi, opere di vanagloria, opere con le quali costruire la nostra vita secondo i nostri schemi, esattamente come il popolo di Israele nel deserto, mormorando, presi dai serpenti, e morivano così come mosche. Basta, non ce la facciamo più. Allora il Signore dice a Mosè: prendi un bastone, metti lì un serpente di bronzo, perché chiunque lo veda possa essere salvato. I serpenti che mordevano il calcagno, per cui non potevano più camminare, morivano. Quello che fa il peccato in noi, no? Per questo era necessario, bisogna, che Cristo si faccia serpente, cioè si faccia peccato, dice San Paolo. Per distruggere il peccato, Gesù è dovuto entrare nel tuo peccato, nel mio peccato, oggi. Oggi deve venire a sporcarsi con lo sporco che c'è dentro il nostro cuore. Deve entrare in quella tomba e strapparti da lì, perché è Dio. Perché è Dio. Per questo quando tu ricevi il suo corpo, il corpo del nostro Signore Gesù Cristo, entra dentro di te, entra dentro di me. È come se esplodesse poi dentro di vita e vita eterna, distruggendo, polverizzando quel giudizio, quel rancore, quella concupiscenza, quel pensiero malvagio che hai su tua suocera, su tuo nipote, non so chi, sul genero, quell'attaccamento morboso a quella persona, quell'attaccamento al denaro, te lo viene a distruggere se tu veramente vuoi oggi essere libero. Questo sta dicendo, e questa è l'unica gioia, perché viene da Lui. Non devi fare nulla, lo devi accogliere, dice San Paolo, per grazia siete stati salvati, per grazia. Non bisogna sforzarsi, bisogna solo accogliere, perché non ce la fai, stai morendo, sei un morto che può fare? Il popolo di Israele che poteva fare? Era morso e moriva. Allora apri la tua bocca, apri il tuo orecchio, apri il tuo cuore, l'unica cosa che puoi fare, lascia che Cristo ti risusciti, lascia che Cristo ti dia la sua vita. Era necessario che Lui fosse innalzato sulla croce perché tu ed io potessimo vedere al vivo uno che si è fatto come te, uno che veramente ha dato la vita per te. Non c'è tuo padre, non c'è tua madre, non c'è tuo marito, non c'è nessuno che può dare la vita come Lui, nessuno che entra dentro di te per strappare il veleno mortale e donarti la vita eterna. E che cos'è la vita eterna? Una vita che non finisce. Cos'è la vita eterna? Amore. Questo significa vita eterna. Chi perde la vita la ritrova, cioè ce n'hai tanta che più la dai, più la senti viva, più perdoni, più sei felice, più vedi compiuta la tua vita. Per questo, attirati da Cristo sulla croce, oggi tu e Dio possiamo sperimentare questo amore, possiamo sperimentare questa grazia, possiamo sperimentare questo perdono, veramente essere rinnovati, uscire da qui rinnovati, ricreati come un'opera di Dio. Allora smetti di fare opere tue, smetti la tua famiglia, la mia famiglia, il mio figlio, mio marito, che nulla è tuo, tutto opera di Dio, meraviglioso, una gratuità, una libertà, una pace. Signore, fai tu, io ho fatto un macello, fai tu, tu mi stai facendo della mia vita un'opera meravigliosa, viene da te, vero? Perché io possa camminare nelle opere che tu hai pensato, cioè le tue opere in me, le orme, il collega di lavoro, la malattia, il problema del condominio, la sofferenza, i problemi economici,
qualsiasi cosa il carattere di tua moglie terribile, il tradimento, tutte sono opere che ci aspettano, dove Cristo si dona dentro di te con la vita eterna, perché tu possa amare, perdonare, vivere la carità vera, la caritas Christi, che ti spinge ad amare l'altro. Allora anche tu, anche io, questa comunità cristiana, la Chiesa, diventa Cristo innalzato in questa generazione. Perché bisogna che tu ed io, se abbiamo veramente conosciuto l'amore di Dio, se siamo stati perdonati, risuscitati e se abbiamo dentro vita e vita eterna, allora bisogna che tu ogni giorno, io ogni giorno, sia innalzato come Cristo, con Cristo e in Cristo, per chi c'è accanto. Come si può salvare tuo figlio? Come si può salvare tua nuora che non viene in chiesa, che bestemmia? Come si può salvare quel nipote? Come si può salvare quel collega di lavoro? Come? Come te e come me. Come siamo salvi noi? Guardando a Cristo. Noi lo guardiamo qui, noi lo riceviamo, noi lo sperimentiamo profondamente nella comunità cristiana. Chi non viene in chiesa, chi bestemmia, lo può vedere in te. Innalzato nel posto di lavoro, forse in un ospedale, forse a scuola, nel condominio, dove sia. Innalzato. Ti passano avanti con la fila, alla posta? Tu sei innalzato, va bene, non succede nulla, vai, vai. No, devo prendere. No, ma come? Questo si fa fregare il posto sulla... Ma qui tutti se tirano fuori la pistola perché soltanto quello ha il nome detto e mi ha fregato il posto. Sembra una stupidaggine, eh? Quello cambia il giorno della posta. Se vedi uno che sta lì innalzato, dici passa tu, non succede nulla. Io ho tempo, ho la vita eterna, figurati. Per me non finisce mai, eh? Pure se mangio all'1:30 invece dell'1:25 non cambia nulla, eh? E se dopo lì al fruttivendolo mi comprano tutte quelle cose che devo comprare, io andrò a un altro fruttivendolo e non succede nulla. Sembrano stupidaggini, ma anche le cose più grandi, no? Allora questa è la nostra vita. Non si può essere gioiosi? Ma certo, la gioia di poter amare, cioè la gioia che la tua vita, la mia vita è compiuta veramente nell'amore. Non c'è altra gioia, eh? È inutile che cerchiamo altre gioie. L'unica gioia, l'unica letizia vera è che tu ed io possiamo amare, perché siamo amati, perché abbiamo appoggiato, abbiamo creduto, vuol dire appoggiare, siamo come un a corpo morto, ci siamo abbandonati a questo amore, ci siamo lasciati abbracciare da Cristo crocifisso, ci siamo consegnati a Lui che è gelosissimo e ci vuole tutti per Lui, per lanciarci insieme a Lui verso gli altri, respirare come no, sistole e diastole, ricevi l'amore e lo ridoni. Questa è la nostra vita per chiunque è accanto a noi. Questa è la Pasqua che si compie in noi per il mondo.